ufficiale, ufficiale, ufficiale? Sì, cioè basta, sì, hai finito con la merdata e sei dei nostri, dai, per sempre? Gatto, un po' di rispetto per il lavoro. Rispetto, rispetto. È sempre rispetto, lavoro, è sempre ma lavoro. No, che, capito, poi, che poi però c'ero anch'io, ma io me la sono bossata così almeno non mi cagava, bravo, il cazzo, bravo, capito? Bravo. Comunque è ufficiale, basta, sì, nel senso che sei dei nostri fino alla fine della stagione? Sono, sì, fino al 31 di luglio, poi vediamo. Dai, poi vediamo. Poi ha detto, vediamo, che si fa un salto a Radio Capital. Poi sì, beh, giusto, certo, mi sembra normale. Vediamo cosa riparte, però saluto cara tutti. Cara troia della radiofonia, bentornato. Devi ammettere che per essere troia ho prezzi molto convenienti. Sì, però, sì, sì, e sì, sai dove, sì, mettere, sì, il dito al momento giusto. Sono escort, ma ho prezzi da strada. devo dire che sei costato veramente poco, cara puttanella della meno radiofonia divo, italiana. Quindi tranquillo. Beh, ragazzi, tutto costa meno di IVO, ragazzi. Meno. Tutto costa meno di IVO, soprattutto per quello che ti dà in cambio. Cioè, infatti, tu lo paghi, ma è tipo, non so, vai al supermercato, no? E i prodotti sono invisibili. Tu riempi, sì, il carrello e speri che quando arrivi alla cassa, dopo aver pagato, che i prodotti compaiano. Ma con IVO Avido non compare mai un cazzo. No, e infatti adesso quando andrai al supermercato ci saranno i prodotti ai quali dovrai aggiungere l'IVO. Fino a ieri c'era l'IVA. Sì, era il 22, adesso invece dovrei aggiungere l'IVO al 35. Esatto. Vedi, bisogna spiegare agli ascoltatori come funzionano. Il nostro, sì, direttore purtroppo è entrato in questo vortice terrificante. Beh, quindi, sì, ormai lui c'ha questa scusa. Chiunque venga in radio a chiedere qualcosa, che sia un lavoro o uno spazio nel palinsesto, sì, la sua risposta è: cazzo, aspetta un attimo, devo vedere, perché sai, IVO ci costa un pacco di soldi, no? È vero, è diventata una scusa enorme. Sì, sì. Tipo, arriva il marketing, dobbiamo fare gli adesivi, c'è quell'evento. Figa, gli adesivi, però. C'ho Angelo, IVO, sai. Sì. Cioè, all'ingresso c'è scritto sono positivo. Tu devi considerare il dramma che sta attraversando il nostro direttore, il cui unico scopo nella vita ultimamente è quello di essere scambiato per quello delle 1000 lire. No, il suo solo obiettivo è permettere di prendere in giro Angelo per la sua barbetta. Che c'è gente che la lecca tutto il giorno. Lui scende sotto la radio aspettando che arrivi qualcuno. Ehi, quella delle 1000 lire! Quando succederà, lui si rimane. Ma è tutta gente che è nata prima degli anni 80. No, aspetta, a proposito delle lire, ragazzi. Cosa? Sì. Una roba terrifica. No! Pensa a quest'uomo, eredita casa e trova una cassaforte in questa casa. Sì. Con 1 miliardo delle vecchie lire. La banca gli risponde: mi spiace, ma non valgono un cazzo. No, ma io li commetto omicidio. Ma subito. Sì, ma sai quanto risparmia in carta igienica per i prossimi 10 anni? Guarda caso, neanche a farla apposta, c'è qui un ospite da parte mia che arriva direttamente da un istituto bancario che potrebbe dirci se è vero. Se fanno entrare. Il direttore ti segue adesso anche in radio. Adesso io mi porto direttamente il direttore della nuova banca, l'unica banca che ha avuto il coraggio di aprirmi un conto, che saluto la Banca Popolare. Non di esagerare, Vicenza. Paolo, che poi capisce che. Cara Tiziana, è vero che se trovo 1 miliardo delle vecchie lire non valgono più niente? Prego, parla pure vicino al microfono con quella voce. È proprio così. Grazie, no. Tiziana, grazie. No, ma scusa, Tiziana, ma non è, cioè, ma nel senso, se uno ha la fortuna in questo caso di trovare un bel saccone del vecchio conio, niente, non te lo cambia nessuno. Non lo cambiano, anzi, direi che non è una fortuna. Perché ci rimane un po' male. E se entro con un Kalashnikov invece penso che qualcosa si possa fare. Forse qualche, magari una mezza la sistemi così. Tu pensa che avanti la banca di Paolo che ti dà il bancomat umano. Sì. Lui ha Tiziana Mat, vai di show, tizi, 50 euro. Una borsa Louis Vuitton enorme. Ok, lei, ragazzi, ma noi concentriamoci sulle mie disavventure economiche, perché abbiamo DJ Oreste qui. Alan, no, aspetta, hai detto una cazzata, perché allora, se Tiziana Mat funziona, cioè nel caso di Paolo. Sai i portafoglini che davamo ai nostri amichetti, no? Tipo per il compleanno, che porta le monete. Esatto, perché che cazzo vuoi che ci abbia in banca quello? No, dai! Sto fingendo di essere ricco! Quindi gli hai promesso tipo: no, ma Tiziano, sei attento, non ti preoccupare adesso, niente, quel lavoro lì da $1 milione. Poi adesso Marco, adesso c'ha il progetto in America e spacchiamo tutto, quindi 650 milioni di euro. Sta ridendo perché è vero, guarda come ride! Tra l'altro, oltre Tiziana Matt funziona anche come Tiziana di credito, i soldi te li dai adesso ma glieli ridai il mese prossimo. Allora tipo, mi fai un favore, cerchi di addormentarla come Spock, per piacere. No, no. Ok, cazzo. Ragazzi, ricordiamo una cosa fondamentale prima di iniziare questa puntata, che anche oggi è con noi DJ. Ricordiamo a
tutti che quando pronunci il nome di DJ Oreste, una voce, esatto, ovunque tu sia, pronuncerà la parola merda! Oreste! Merda! Sì, tra l'altro volevo dirvi, non dico il nome, che domani uscirà il primo, la mia prima canzone. Prima, sì, canzone. Come DJ Oreste, molto bello. Pezzo dance, molto bello, vedrete. Non vediamo l'ora, grazie mille. Nel frattempo, noi per aiutarti ci colleghiamo con Papa Francesco. È l'uomo più buono del mondo. Pregate per me. Mandato da Dio in terra per mondare l'umanità dai propri peccati. Buonanotte e buon riposo. Lui è Papa Francesco. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Lui è Papa Francesco. E queste sono le sue incredibili gesta. Fratelli e sorelle, buonasera. Buonasera. Pacchi zio. Papa Francesco può parlare in quarta persona. Papa Francesco ha la musica nel sangue. Il suo gruppo sanguigno è U2. Papa Francesco fa colazione con una boccata d'aria. Papa Francesco indossa una cintura di castità di intimissimi. Papa Francesco ha finito Call of Duty usando una fisarmonica come joystick. Papa Francesco è così umile che il suo piatto preferito è quello vuoto. Usain Bolt può correre i 100 metri in 9 secondi. Papa Francesco li cammina in 8. Papa Francesco è campione di pattinaggio artistico e di pattinaggio tecnico commerciale. Una volta, mentre nuotava nell'Oceano Pacifico, Papa Francesco è stato baciato da uno squalo. Una volta Papa Francesco si è spezzato il femore. Quella sera alla mensa dei poveri hanno mangiato osso buco. Le ruote della bici di Papa Francesco hanno i raggi solari. Tra l'altro io so che è così educato che il pesce palla lo chiama pesce testicolo. Non è quella palla.